Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci disponiamo a questo momento di preghiera, la processione che accompagna l'immagine della dolorata è sempre necessariamente un tempo di raccoglimento e di preghiera per invocare la protezione della Vergine Maria sulle nostre case, sulla nostra gente, su quanti sono segnati dalla sofferenza, dalla malattia e attendono consolazione e speranza. Quest'anno in particolare questa processione assume un significato speciale. Partiamo da qui davanti a quella che era la chiesa dell'Addolorata, dalla quale però questa immagine così cara al popolo di Norcia è stata sottratta dalle macerie e ha ritrovato la sua bellezza originaria grazie anche a un'opera di restauro. Che cosa significa questo per tutti noi? Significa che la Madonna non si dimentica del suo popolo, che continua ad essere per tutti madre premurosa. E noi la veneriamo in questa immagine che la rappresenta addolorata sotto la croce, cioè vicina alla sofferenza del suo figlio Gesù. Ci piace pensare che la Madonna continui ad essere vicina alla sofferenza della gente segnata dal terremoto e dalle sue conseguenze. E con attenzione e con affetto materno la Madonna continui a parlare al suo figlio Gesù in nostro favore, chiedendo per tutti il dono della benedizione che viene dall'alto, il dono della sapienza e della fortezza per affrontare questo periodo che certamente non sarà breve, della ricostruzione materiale, ma anche della ricostruzione interiore e morale, quella dei cuori. Chiediamo tutti insieme alla Madonna il dono della consolazione, che ci aiuti a guardare avanti con fiducia, nonostante le fatiche, le delusioni, nonostante le difficoltà, perché insieme, e lo abbiamo sperimentato in questo anno del terremoto, soltanto insieme si riesce a costruire qualche cosa che duri nel tempo, e non pensiamo soltanto ai muri, pensiamo ai rapporti umani, al nostro stare insieme, a darci la mano, a sostenerci, a volerci bene, a perdonarci gli uni gli altri. Tutte queste intenzioni di preghiera noi le deponiamo nel cuore della Madonna e le diciamo: prega per noi adesso, prega per noi adesso, in questo momento particolare, con tutte le nostre fatiche e con le nostre speranze. Prega per noi adesso e accompagnaci nel cammino della vita, quel cammino della vita che vogliamo rappresentare in qualche modo anche con la nostra processione. Preghiamo. O Dio, che in Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamoci in pace nel nome di Cristo. Amen. Nell'aurora tu sorgi più bella, con tue regge fa lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non de stella più bella di te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come noi li perdoniamo ai nostri
di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel cuore l'immagine che abbiamo davanti agli occhi, la Basilica di San Benedetto, la Cattedrale di Santa Maria Regentea, ormai avvolte nelle impalcature che ci dicono la ricostruzione, ma soprattutto noi fissiamo negli occhi e nel cuore queste due immagini che costituiscono il tesoro di Norcia, l'immagine della Dolorata, la madre che si prende cura dei suoi figli e che parla in loro favore al suo figlio Gesù. Maria non è venuta meno, così come nei secoli passati, ancora oggi, continua a prendersi cura degli abitanti di questa città e mi piace pensare degli abitanti di tutta la Valnerina che in modi diversi affrontano questo tempo difficile. E San Benedetto, l'uomo forte, non soltanto perché la sua statua qui nel centro della piazza non si è mossa a causa del terremoto, ma perché è stato l'uomo forte capace di ricostruire. Noi conosciamo la storia, sappiamo che il suo era un tempo di macerie, morali e materiali. Benedetto ha avuto la forza e il coraggio di ricostruire, cioè di mettere insieme gli uomini, di insegnare loro a guardare al Vangelo di Gesù e di costruire una società nuova, basata sui valori del Vangelo, di quell'umanesimo del quale tutti noi siamo eredi. Allora, guardando la Madonna, guardando a Benedetto da Norcia, noi sentiamo di non essere da soli nel nostro cammino, sentiamo di essere in un qualche modo in buona compagnia e di questa compagnia noi facciamo tesoro, non soltanto oggi, non soltanto nel momento della festa, non soltanto in qualche circostanza straordinaria, ma in ogni giorno della nostra vita, imparando da Maria addolorata ad essere anche noi artefici di consolazione presso chi ci sta vicino. E la consolazione non è un sentimento dolce, è un modo di stare accanto e di portare i pesi gli uni degli altri. E da Benedetto impariamo la fortezza per ricominciare, guardando avanti con determinazione, dandoci la mano gli uni gli altri, senza aspettare che qualcuno faccia qualcosa, senza delegare ad altri quello che possiamo fare noi, ma facendo ciascuno la propria parte. E allora sì, stare insieme, lavorare insieme, provare a costruire il presente e il futuro con la forza e la volontà di tutti, non solo sarà possibile, ma porterà frutti. Su questi propositi e su questi impegni, allora, per intercessione di San Benedetto e della Madre del Signore, invochiamo abbondante la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. E buona serata a tutti. Thank you.